tanti ritornelli. Buongiorno, ciao, buonasera, buon sabato. Io lo dico tutti i giorni, andate a ballare, sì, perché ballando si vive meglio, ma quando arriva il sabato bisogna andare ma a ballare. Certo, altrimenti... Però non ci va il sabato quando ci deve Ma andare. La febbre del sabato sera se non c'è mai. Poi ci sentiamo anche bene, siamo... Belli allegri. Più che allegri siamo allegretti. Mi ha veramente bruciato la battuta che me l'avevo preparata da tutta la settimana. La battuta di Paola, che è una cabarettista non nata, innata. Qua, ecco appunto, quanti storti devo fare. Allora. Viviamo l'amore. Vabbè, viviamo l'amore. Anna Maria Allegretti. Prodotta dalle edizioni Novalis. E oggi, questo bel sabato, partiamo proprio con lei. Vai Anna Maria. Viviamo l'amore. Sole e tempesta, vento freddo, voglio calore, sentimento che si manifesta, la mia testa fa pugni col cuore, alla fine vince sempre chi resta. Vivo questo attimo, un brivido, l'ultimo, durerà per sempre dentro noi. Va bene, così, senza se, senza no, senza sì, niente prese di posizione, senza troppe parole. Jukebox dediche, vediamo chi ci scrive per oggi, vediamo un po'. Ci scrive un bel WhatsApp Luigi da Roma. Luigi da Roma, forza Roma, forza Lupi, sono finiti i tempi cupi. E vuole fare una dedica a Benedetto. Bella trasmissione, complimenti. Vorrei dedicare la canzone di Al Rangone, Se una donna non ti vuole, al mio amico Benedetto. Bell'amico. Insomma, non ti vuole. Che poi dice anche, purtroppo è duro di testa, l'amico. Decoccio si potrebbe dire, Decoccio, no? A Roma. Decoccio, okay. Grazie Luigi, la canzone c'è, è di Al Rangone, giustamente, Se una donna non ti vuole, è da capire perché viene dedicata. Ma le donne sono una cosa, cioè noi uomini diciamo, allora, una donna vive per amare un uomo solo, no? Spesso e volentieri. Questa mentre è la supposizione mentre di Lucia Nonelli. Normalmente sì. È così. Mentre gli uomini vivono per amare chi capita, è una cosa un po' diversa. Ma veramente, no, guarda, dopo questa possiamo anche veramente spegnere i riflettori e andare. No, era per collegarmi al fatto che se una donna non ti vuole. Quindi l'uomo propone, la donna? La donna dispone. E spesso l'uomo propone alle donne che gli hanno dato lo spunto per proporsi, guarda che ti dico. Ma che filosofia! Ho fatto tutto un discorso. Va bene, comunque, se una donna non ti vuole a Rangone. New box dedica, dai, vai a Rangone. E no, e no, e no, e no.
troverò la mia stella e la vita mi sembrerà bella, rivedrò nello specchio un bambino e riderò. Se una donna non ti vuole, sei soltanto una valigia che hanno abbandonato al sole. Sembro un vecchio manichino senza forma né colore. Sei un oste senza vino. Se una donna non ti vuole, lei te lo farà capire senza dire una parola. Sarà un gesto della mano, uno sguardo un po' lontano, perso in mezzo a tanta gente, distrattamente. E no, e no, e no, e no. E no, e no, e no, e no. Mi sembrerà bella, rivedrò nello specchio un bambino e riderò. E la donna che avrò qui vicino saprà rendermi dolce il cammino, mi farà ritornare bambino e riderò. Forte, sì. Batti cuore, la bella e brava, la nostra bella e brava Paola Fabiani, prodotta dalle edizioni Bagutti. Vai così. Ma non vuoi capire che tu fai parte già di me, anche fuori le lenzuola. Io vorrei mandarti via, ma so che non posso, perché vivi dentro me. Fai quello che vuoi, nella mia vita vieni e vai, eppure sento che mi ami anche tu. Batti cuore, batti cuore, forte nel mio petto batte e va. Batti cuore, prova ad ascoltarlo insieme a me. Batte il cuore, lo senti come batte, batte forte, è inutile che sbatti forte quella porta, tanto tornerai da me. Cristiano Chiesi, uno dei nostri inviati, anzi non è uno dei nostri inviati, è il capo delegazione, capo delegazione dei nostri inviati, e allora si trovano a Firenze, andiamo a vedere cosa stanno combinando. Vai così, Cristiano. Fatti, 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 f
Luciano. Hello, Paola. How are you? I hope you're fine. We're here in Florence with this wonderful girl that I've just met here in Piazzale Michelangelo. What's your name? Sydney. Sydney. Sydney is from? The United States. United States of America. I'm sure everybody has heard of this place. So what are you doing here, Sydney? I'm studying abroad in Lorenzo de' Medici, and I just went on a run now, so that's why I'm up at the top here. Oh, you're on a run. Okay, just stopped you, you know, on the wire while you were running around. So let me ask you something. So what you studied in Florence, is that very interesting for you? Yes, I'm studying a lot of Italian courses. Oh, Italian courses. She speaks Italian. So I want to hear from you an Italian word, just a single Italian word, please. Okay. Ciao. Wow, that's wonderful, Sini. That was wonderful. Okay, do you want to say something to Luciano and Paola, which are the hosts of the show? Have a great day, and this is a beautiful place. So. That's right. Okay, from Florence, say hi to Luciano and Paola. Ritornelli, the best show in Italy. See you soon. Bye-bye. Bye. Ebbene, questa mia canzone che devo dire ultimamente, quando noi la facciamo durante le serate, io non me lo sarei mai aspettato. Tanto successo. È un terzinato, ha un successo strepitoso, sì. E piace veramente tanto, ma moltissime persone non la ballano come un terzinato, come un lento, ma la ballano addirittura come un valzer viennese. È una cosa particolare, non è così, però... Se comunque la si posso, pressa ed è fa, se la posso paragonare, sì, a un pezzo storico di Leo Sayer che faceva When I need you, I just close my eyes and I'm with you. Vero, devo dire che anche simile, questa sì? Veniva fatta, sì, e viene usata addirittura con delle scuole di ballo come valzer viennese. È vero, vale, nei campionati. Sono felicissimo di questo perché, come dire, uno la balla come vuole, però si tratta di una canzone bellissima che ho scritto insieme all'amico Stefano Ronchi, proprio veneziano di Venezia, di Venezia, e allora colori a Venezia. Per Cinzia. Il caffè nel bar di primo mattino mi scalda il cuore, l'acqua verde riflette il colore del mio amore, respiro l'odore questa città che galleggia nel tempo e nell'eternità, sulle note di una canzone una gondola passa e scivola via, stendo il cielo ed è già un'emozione, Venezia è fatta di magia. Sono un uomo dai mille colori, tela, i miei tesori, ma innamorato di questa città, dove la gente sopra i ponti passa e va. Cielo ed è già un'emozione, Venezia è piena di poesia. Sono un uomo dai mille colori, pennello e tela, i miei tesori, ma innamorato di questa città, dove la luna si specchierà con un sorriso ruffiano. Ponti passa e va. Sì, passa e va.
Luciano Neri. Grazie. Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista Gabriel De Luca. Ciao, benvenuto. Buonasera. Benvenuto Gabriel, una lunga storia alle spalle da musicista, cantante. La prima volta che hai calcato un palcoscenico, che anno era e che locale era? Che formazione sarà stato, era? Penso 68. Nel 68. Ma avevi già la tua band? Avevo la tua band o ti eri unito no, magari no, ad avevo un altro? Avevo un'altra band, tutti ragazzi della mia età, insomma, non c'era come oggi ci vuole la donna, ecco. Non esisteva quegli anni lì. C'era però il leader oppure eravate un po' tutti? Non c'era il leader. Ma quindi stile no. Beatles, dove tutti insomma avevano no, la loro, il loro ruolo. Dopo, però eravamo tutti ragazzi dai 18, 16, 16 anni, 17 anni. Quindi no? Pronti a conquistare il mondo. Sì. E tu quanto hai conquistato? Ho conquistato tanto. Però poi ti sei fermato su una signora che noi salutiamo. Luana, ciao Luana. Luana, ciao. Tanto gli farò spifferare delle verità che tu ascolterai e poi Gabriel quando torna a casa. Eh sì, gli facciamo la festa dei 50 anni d'attività. E quando hai conosciuto Luana l'hai conquistata dal palcoscenico. L'ho conosciuta a Genova. A Genova perché il povero Carmelo Santini grandissimo impresario e road manager come pochi. Pochissimi. Pochi oggi lo eguagliano, anche pochissimi, oggi pochi lo eguagliano. Mi mandò già, allora lì era discorso del leader, già iniziai con il gruppo mio a Genova. E a Genova... E Luana era fra il pubblico? No, diciamo che non era fra il pubblico, una storia un po' strana. Cioè praticamente io ho conosciuto prima suo padre... E poi prima il suocero. Sì, perché noi siamo arrivati a Genova la mattina, perché era lontano, no? Beh, sembrava di andare, voglio dire, quanto ci vuole andare a Genova? In Argentina. Ci vuole. Lontano, sì. A piedi era andavate. Dopo 2 ore e mezza eravamo lì. Si arriva la mattina alle 6:30. Non c'era un'anima a San Pier d'Arena. C'era, l'unico era un vigile. Si ferma. Andiamo, ma scusi, il Maxim a Genova, quel locale dove poi locale, ti si vivi? Sì, dice là, dice fermatevi un attimo, dico, ci farà anche la multa, ecco, come il minimo. La fortuna dei principianti. Gira, 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 premetto, io capelli lunghi fino qua e barba. Beh. E lui mi fa, te sei Gesù. O come? Perché mi chiamavano Gesù a me. Sì, sì. Amici, questa, no. Questa è... Questa, aspetta, allora, questa... ragazzi, il nostro tempo è esaurito, voglio passare 29 settembre a Quagliola. Te la racconto dopo. Però nelle prossime interviste rimaniamo a Gesù. Questa signori, è troppo forte. Vi ho portato Gesù, volevo alias Gabriel forte. De Luca. Ogni notte ritornai per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti, che farò? 4 amici troverò. Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore.
azzurra, acqua chiara, dalle mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. E allora, bravo Gabriel. Gabriel, abbiamo scoperto qualcosa in più di Gabriel De Luca. Sì. Adesso invece proseguono i ritornelli con Liber Bayon, che non è Liber Tango, ma è Liber Bayon. È fatta Bayon, una grande fisarmonicista, lui il Tiziano, della sua, con la sua orchestra. In questo caso però che ci fa ascoltare con la sua fisarmonica Liber Bayon. Salutiamo, ci vediamo domani, domenica, ciao. Ma stasera mi raccomando andate a ballare perché ballando si vive meglio. Noi ci troviamo qui all'Hotel Villa Rita di Montecatini Terme, adesso andiamo a cena e poi tutti a ballare! Dai! Quanti ritornelli